perché voglio restare come una volta, non voglio usare il motore che sono a casa. Quel poco che vago a pescare, vago con la barca e vago a Rimini. Quando devo andare a caccia, vago a Rimini. E sentire il colpo del remo in acqua, cantarmi una canzone con lo stesso ritmo della vogata, beh, vago per ore e ore e non sono mai stanco. Ho fatto 15 anni di quella pesca, ma era una bellissima pesca quella, sa? Perché si andava e tante volte andava di notte qualcuno con noi così, e era un spettacolo vedere sotto le luci che la pesca che girava intorno, che si vedeva i caramai, si vedeva sardelle, si vedeva, tutto veniva tutta a galla, la vedeva così, 2, 3, 4 metri sotto, come che era, ma era bellissimo, era bellissimo. Dopo la pesca notturna, specialmente delle sardelle, venivano delle donne del paese e comperavano il pesce. Se lo ponevano nelle ceste sulla testa e facevano circa 800 scalini dal porto di Santa Croce fino a Santa Croce. A Santa Croce veniva 70 donne, già il pesce, 50, 60, come era. Tutte su per le scale, col plein air, e portava 10, 15, fin 35 kg su. E poi procedevano per tutti i paesi carsici a vendere casa per casa il pesce. Facevano circa 30 km al giorno. Qui era il sito migliore della pesca del tonno. Le tonnare qua nella nostra costa, partendo da Contovello, Grignano, Santa Croce, Aurisina, era 5 di queste tonnare, 5 barche. Capitava l'annata buona anche 200 tonni, anche 300 tonni, alla volta dei branchi enormi, ma queste erano già eccezioni. E se no, normalmente pescavano così dei branchi più piccoli. Quando si faceva la circuizione del branco dei tonni, veniva tutto il paese ad aiutare a tirare la rete in terra e perciò era una grande festa. Adesso la nuova generazione di pesca dovrebbe vedere gli sbagli del passato e migliorare, ecco. È cambiato abbastanza perché appunto la comunità europea ci ha dato molte ma molte restrizioni, però diciamo anche un certo punto ha dato delle restrizioni quasi in bene, perché prima si faceva quello che si voleva, invece adesso ci sono dei paletti e dobbiamo rispettarli, ecco. La pesca principale sono i laterini e i gamberi,
pescati la mattina presto, verso mezzanotte, l'una, esco in laguna con la barca per tirare su le nasse o i covoli. Poi li metto nelle cassette e verso le 7 si va al mercato all'ingrosso a Grado e si vendono. Una volta, diciamo, in laguna c'erano anche altri tipi di pesca oltre al latterino. C'era la pesca della sogliola, delle passere, branzini, orate, anguille, go. Purtroppo adesso sono scomparse per vari motivi, sicuramente a causa dell'uomo. È un lavoro duro, però ci sono anche soddisfazioni, perché alla fine sei sempre fuori in mare. Vedi l'alba, vedi il tramonto, sei sempre a contatto con la natura e tutto, e hai più libertà, ecco. Ho scoperto una passione che è la pesca e mi piacerebbe mandare avanti questa passione. Perché abbiamo fatto una spesa di prendere questa barca nuova, abbiamo cominciato a fare un'attività di pescaturismo e vorrei mandare avanti questo progetto. Per me il pescaturismo non solo può dare possibilità alla gente di capire com'è il mondo della pesca, ma può anche essere un'opportunità per i pescatori per far respirare il mare. La trasparenza dell'acqua, la temperatura, la profondità sono tutte cose che fanno del nostro pescato uno tra i migliori commercializzati oggi. In questo campo la pesca turismo entra in contatto con tutti quelli che vogliono e hanno il piacere di conoscere la vita di noi pescatori.